Eccomi, eccomi, ci sono, Scusate se questo video arriva con un po' di ritardo, ma sono ancora in mezzo a un fastidiosissimo mal di gola. Comunque, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, ossia dalla top 10 2021 della community, le vostre preferenze, i vostri dischi preferiti. Qualche giorno fa ho fatto una diretta al volo su Instagram facendo due chiacchiere con chi ha raccolto più preferenze nei commenti della top 10 del contest, ossia Matteo Tonelli. Come ho detto più volte, ci tenevo però a fare anche questo video per dare spazio a chi era rimasto fuori dalla selezione per il contest per un motivo o per un altro. Ne approfitto quindi per ringraziare tutti, davvero tutti quelli che hanno partecipato. Grazie per la pazienza in attesa di questo video e un grazie particolare a chi sostiene il canale facendo una donazione o acquistando sul mio store. Nel corso del video vi dirò due paroline, due al volo su questo aspetto. Andiamo in ordine rigorosamente cronologico, ossia dalla data in cui ho ricevuto il video nella mia casella di posta. E partiamo con Massimo Fusetti, che segue con affetto il canale da un po' di tempo e che ringrazio non solo per aver contribuito con la sua top 10, ma anche per aver commentato il precedente video con molta sportività, se mi concedete il termine. E questo, in sostanza, lo spirito con cui ho ideato già dal 2020 la top 10 della community. Quindi il piacere della condivisione e soprattutto dell'apertura verso ciò che non si conosce. Spero che riusciremo a mantenerlo, ci vuole naturalmente l'impegno di tutti. Ciao Johnny e ciao a tutta la comunità di Vinilicamente. Primo, decimo posto per me, australiani, Stepson, stile Bring Me The Horizon. Nono posto per Citizen. Ottavo posto per Dead Lights, anche loro all'esordio, metalcore con Tool, Death Heaven, Infinite Granite, Julian Baker, suo ultimo disco, cantautrice americana, qua si suona tutto lei, bravissimo. Quarto posto per Cult of Luna, doom metal, atmosfere fantastiche. Arriviamo al podio, Thrice, Horizon East. Se vi piace l'emocore, lo screamo, questa band è una delle migliori. Stanno tournando con i Touche Amoureux e niente, ascoltatelo. Secondo posto, Misery for a Living, qui band italiana di Udine, punk rock, metalcore, fatto molto molto bene. Abbiamo la collaborazione di 4-5 etichette europee, prodotto allo studio 73 di Ravenna da Riccardo Pasini, quindi una garanzia. Disco meraviglioso. Primo posto per me, Manchester Orchestra, The Million Mask of God. Qui Andrew Hall con la sua voce meravigliosa raggiunge livelli stratosferici. Disco fantastico, ve lo consiglio veramente. È il loro White Pony, forse, per certi aspetti. A bestia. È tutto, un abbraccio a tutti e viva la buona musica. Caro Massimo, una top che contiene diverse chicche che non conoscevo, quindi andrò sicuramente a curiosare. Tra i tuoi dischi le mie preferenze vanno a Death Heaven e Manchester Orchestra e vi propongo uno spezzone proprio di quest'ultimi. Si procede con Luciano Borzelli, che mi ha mandato un video che è un meta video, adesso vedrete perché, a cui aggiungerò la mia voce in mancanza del suo commento, altrimenti alcuni dischi non si riconoscono. C'è qualche licenza poetica, nel senso che non tutti i dischi sono del 2021, ma la maggior parte sì, quindi te l'appoggio. La top, naturalmente. Piero Pelù, Pugili Fragili, fisico e politico di Luca Carboni. Questo è Litfiba 3 dell'Litfiba.
Siamo qui di Vasco Rossi. Beggar's Banquet degli Stones. Musico ambulante di Fabio Concato. Music of the Spheres dei Coldplay. Zucchero con In Acustico al terzo posto, secondo posto per Lana Del Rey con Chemtrails Over the Country Club e primo posto per Mannarino con V. Caro Luciano, ho apprezzato molto il sottofondo col mio concittadino Piero Ciampi, che ci sta sempre bene, e anche la Kai. Dalla tua top un po' atipica, ma per questo intrigante, scelgo Mannarino, perché concordo col tuo boato, anche secondo me ha fatto un gran bel disco. Quando l'apocalisse non è più una minaccia, che comincia a diventare una speranza, ti devi preoccupare. Non puoi guardare dall'occhio, non puoi studiare la luna, non puoi aspettare che alla tua porta bussi la fortuna e non avere paura alcuna. Non avere paura alcuna. Non avere paura. Andiamo avanti con Andrea direttamente dalle mura di Lucca. Ciao Johnny, sono Andrea da Lucca e ti propongo la mia top 10 molto rapidamente, visto che il tempo a disposizione è poco. Sicuramente questo, British Steel, è la ristampa che è uscita poco tempo fa in edicola, un disco ovviamente fantastico da avere. The Black Album, Metallica, il 30° anniversario, anche questo obbligatorio averlo. A View from the Top of the World dei Dream Theater, anche questo è un disco sicuramente da avere, da ascoltare più volte, perché non è appunto di facile ascolto. Come far mancare il mitico Blasco, siamo qui, edizione limitata, numerata e autografata. La rivoluzione del 2021, ovviamente i Maneskin, Teatro d'Ira. Senjutsu degli Iron Maiden. The End Machine Phase 2, disco molto bello, metal. Dischi sono trasparenti, molto bello, doppio vinile. 30° anniversario di Nevermind e Nirvana. Secret Sphere, Lifeblood, un disco metal di un gruppo italiano. E al primo posto, indubbiamente, i Crown con Kings in the North, un disco fantastico, assolutamente da avere. I musicisti che hanno suonato in questo disco sono al top, tra cui John Leven, bassista mitico degli Europe. Questo è tutto, ciao da Lucca. Grazie Andrea, una bella top tendente al metal, prog metal. Oh, ma lo sai che il disco dei Dream Theater è piaciuto parecchio anche a me? Non lo avrei mai detto. Nel 2021 però questo è stato uno dei dischi che ho ascoltato di più, non solo per puro piacere, ma anche perché sui Metallica ho fatto lo specialone che potete recuperare qui. Vi ricordo che trovate tutti i titoli, tutti i dischi di queste top 10 all'interno del mio store su Amazon. Perlomeno tutti i titoli che sono disponibili ad oggi mentre registro questo video. Fate attenzione perché c'è anche qualche CD dove il vinile non era disponibile. Controllate sempre il formato. Acquistare dai link che trovate in descrizione è il modo migliore per farmi sentire il vostro supporto, perché per voi il prezzo non cambia e a me arriva qualche centesimo. Se i dischi li acquistate altrove potrete comunque supportarmi acquistando quello che più vi pare e piace con il link personalizzato di Vinilicamente. Trovate tutto in descrizione. Grazie del vostro supporto.
Oh, con grande piacere andiamo avanti con una vecchia conoscenza mia e della community, Enrico da Roma, Enrico PL qui su YouTube. Dai Enri! Ciao Johnny, ciao community, io sono Enrico e questo è il mio 2021. Al decimo posto la ristampa del disco dei Karate, il primo disco omonimo dei Karate. Al nono posto i Liars con The Apple Drop. All'ottavo posto ho messo As Days Get Dark dei The Arab Strap. Al settimo posto i New Pagans con The Seed, Vessel, The Root and All. Al sesto posto ho messo una band che non sbaglia mai niente, loro sono i Low e questo è A-What. Al quinto posto ho messo i Viagra Boys con Welfare Jets. Al quarto posto ho messo i Duff Heaven con Infinite Granite. Adesso andiamo sull'Olimpo. Al terzo posto per me quest'anno c'è Emma Ruth Trundle con Engine of Hell. Questa è una grande rivelazione per quanto mi riguarda. Si passa dalla composizione prevalentemente a voce e chitarra a questo disco a voce e piano. Quindi grande stravolgimento nella composizione della cantante di Los Angeles. Questo è un disco che è stato composto nel nord Europa durante il periodo del lockdown. Atmosfere estremamente dilatate, abbastanza tristi, un po' autobiografico e sicuramente non è il disco adatto alle atmosfere natalizie. Se volete recuperare qualcosa di vecchio di Emma Ruth Trundle andate con A Dark Horse, grandissimo disco anche quello. Al secondo posto un disco consigliato a bestia da Johnny nel primo video dell'anno, Anna B. Savage, A Common Turn. Lei è balzata agli occhi della critica per il suo stile compositivo che è simile a quello di Jeff Buckley ma anche Leonard Cohen, anche Anthony and Johnson. Voce pazzesca, grandissimo disco. Al primo posto per quanto mi riguarda il disco che ho ascoltato più di tutti quest'anno è Vivid dei New Candies. Loro fanno psych rock, atmosfere alla Black Angels, ma anche shoegaze, anche New Wave anni 80. Loro sono un gruppo di Venezia e sono un gruppo conosciuto in quasi tutto il mondo, Nord America, Nord Europa, ma anche in Australia. Da noi chissà, vediamo, spero di vederli dal vivo presto in qualche show, in qualche manifestazione. Ciao a tutti, grazie mille, David. Grazie Enrico, le tue scelte sono sempre una garanzia. Come saprai, tra i tuoi dischi il mio cuore è per Anna B. Savage, che ha fatto un disco pazzesco, ma l'abbiamo già ascoltata nella top 10 del contest. E allora, visto che non ho ancora recuperato il disco dei New Candies, visto che sono italiani e soprattutto visto che spaccano, sono loro i protagonisti dello spezzone. Anche Alessandro N è un volto e un nick noto per me e per tutti gli aficionados del canale. Con grande piacere lascio a lui la parola e i dischi. Ciao Johnny, sono Alessandro N, questa è la mia top 10 per il 2021. Al decimo posto ci sono i White Flowers con Day by Day. Al nono posto i Killers con Pressure Machine. Ottavo posto per i Dinosaur Jr. con Swept It Into Space. Al settimo posto c'è Snail Mail con Valentine. Sesto posto per Julian Baker con Little Oblivions. Al quinto posto ci sono i Dry Cleaning con New Long Leg. Al quarto posto ho inserito la ristampa di Earthworm dei Weeping Boy, disco epocale. Al terzo posto ho inserito Seek Shelter degli Ice Age, che ci regalano l'album probabilmente meno spigoloso della loro discografia, con un sound più vicino al primo Brit Rock degli anni 90, il tutto fatto con grande stile. Il secondo posto della classifica è occupato dai Wolf Alice con Blue Weekend e si confermano tra le migliori realtà del panorama inglese, ampliando ancora di più il loro spettro sonoro con sonorità vicine al primo Dream Pop degli anni 90 e con una voce meravigliosa di Ellie Roswell. Primo posto della classifica è per i Desperate Journalist con Maximum Sorrow, che continuano nella loro crescita e confezionano l'ennesimo grandissimo album. Un vero mistero che siano ancora semisconosciuti.
Grazie mille Johnny per i tuoi video e un abbraccio. Grazie Alessandro, un abbraccio anche a te e grazie del tuo supporto. Se non sei nel canale Telegram, raggiungimi anche lì, visto che ogni tanto mando qualche anticipazione sulle prossime uscite, qualche vocale al volo, dritte e offerte. Il link, anche in questo caso, è qui sotto in descrizione. Tornano i Desperate Journalist anche in questa mandata di Top 10 e stavolta lo spezzone se lo meritano ampiamente, anche perché sono tra i miei dischi preferiti del 2021, sicuramente tra quelli che meritano più di un ascolto. Altro ritorno dalla top dello scorso anno è quello di DJ My Man. Vai! Ciao, sono DJ My Man e questa è la mia lista dei dischi preferiti acquistati nel 2021. Polychrome Plus She Always Been There. Un prodotto italiano per la materiali sonori con ospiti di qualità come Nico Not, Reininger dei Tuxedo Moon, Martin Gore, Third Chimpanzee. La mente dei Depeche Mode esce con un nuovo EP nel 2021, interessante ma non di facile ascolto. Ayazi, Maroccolo, Mephisto Ballad, due ex componenti di Litfiba che si ritrovano dopo anni e fanno un album veramente stupendo. Gary Newman Intruder. Il buon vecchio caro Gary Newman ritorna su sonorità non molto diverse dal suo precedente Savage. Insomma, io sono un boomer, ma i Duran Duran mi piacciono ancora. E questo nuovo lavoro si chiama Future Past, Sliphon Mod, Spare Ribs. I due ragazzacci inglesi ritornano con un po' di ospiti. E anche quest'anno ritornano gli Idol con Crawler, disco che riprende un po' sonorità già uscite due album fa con rinnovato vigore. Cosmo, la terza estate dell'amore. Il ragazzo di Ivrea torna con un ottimo album, forse non così capito come gli album precedenti, ma sposta avanti il suo amore per la cassa in quattro e per il club culture. Casino Royale, Polaris. Gran ritorno per la formazione milanese. L'album non è tanto lungo, non ci sono tanti brani, ci sono alcune composizioni orchestrali ed altre elettroniche. Alcuni brani hanno avuto l'aiuto di DJ Tennis per la realizzazione del beat. Forse un disco che non è stato molto preso in considerazione dalla critica, ma secondo me è un disco veramente bello. Gus Gus o Gas Gas Mobile Home. Non ho ancora capito come si pronuncia il nome di questa formazione islandese, ma questo è uno dei dischi che più ho amato nel 2021. In questo album ci sono alcuni dei brani che adoro mettere nei miei DJ set. Buon anno nuovo e grazie a tutti. Ciao! Grazie a DJ My Man, gran bella top 10 con varie sfumature interessanti nell'elettronica. Dalla tua carrellata scelgo per motivi di affetto, oltre ad essere un gran disco, quello di Ayazi e Maroccolo. Purtroppo al momento non è presente su Amazon, quindi se vi interessa e lo trovate in giro nei vostri ride, no, alla ricerca del vinile perduto, prendetelo al volo, ne vale veramente la pena. Per rimanere in tema amici del canale, lascio la parola ad un collega che sicuramente già conoscete ed apprezzate, Bruno di Indie Bar. Vai Bruno. Ciao Johnny, grazie per la sfida che anche quest'anno hai lanciato, cui partecipo con entusiasmo. Alle mie spalle è già pronta la top 10 che vado a svelare, partendo dalla posizione numero 10 che per me è occupata da Royal Blood con l'album Typhoon. Disco dance chitarroso. Posizione numero 9, questa è colpa tua, God
Is an Astronaut Ghost Tapes Number 10, un disco che ho fatto veramente fatica a togliere dal giradischi. Posizione numero 8, disco cupo ma che alla fine piace molto, di questo new punk inglese. Posizione numero 7, un disco di remix, Sonic Boom Almost Nothing Is Nearly Enough, molto psichedelico, molto bello. Al numero 6, Black Country New Road For the First Time, qui in edizione limitata. Simpatico questo dadaismo che loro propongono, a tinte molto forti. Posizione numero 5 e Best Album Italiano, Linda Collins, Album Tide, un album davvero che non ti aspetti. Posizione numero 4, Godspeed You, Black Emperor, titolo incredibile, God's Pee at State's End, in pratica la pipì di Dio al confine degli stati. Album di post-rock veramente devastante. Gradino più basso del podio, posizione numero 3, non potevano mancare loro, London Grammar, Californian Soil, il più commerciale della band, ma davvero molto bello. Posizione numero 2, Wolf Alice, Blue Weekend, a tratti pop, a tratti punk, voce suadente, molto bello. Ma l'album dell'anno, senza ombra di dubbio, per distacco, è dei Mogwai. As the Love Continues, continua anche il mio amore per la band scozzese che riesce a sorprendere ad ogni disco. Questo è tutto, ciao Johnny, ciao a tutti della community di Vinilicamente. Grazie Bruno, sempre sul pezzo, molto figa la tua vinyl wall e anche la tua felpa, quindi mandamene una, però fammi un buon prezzo, sai che ti voglio bene. Torno serio per dire due parole sulla tua top presentata impeccabilmente e sì, dai, se lo meritano davvero uno spezzone i Mogwai, perché li avevamo già visti tra le top del contest. Discone! Spazio adesso a Roby Reds 83, che non ci ha messo la faccia ma ci ha messo invece una top da urlo. Ciao Johnny e a tutta la tribù di Vinilicamente, ecco la mia top 10. Numero 10, Pittura Fresca, una brutta banda, ristampa, trentennale. Numero 9, Massimo Priviero, essenziale. Numero 8, Rino Gaetano, istantanee e tabù, versione 4 LP, edizione limitata. Numero 7, Strada Aperta, ristampa vinile Prog Rock Italia. Numero 6, Foy Vance, Sign of Life. Numero 5, Andrea Parodi Zabala. Numero 4, Ryan Adams, Big Colors. E vediamo i primi tre posti. Franco Battiato, La voce del padrone, quarantennale, in versione deluxe. Al numero 2, 17 Going Under di Sam Fender, sia in versione CD che in versione vinile marmorizzato. E al primo posto, bellissimo album di James McMurtry, The Horses and the Hounds, veramente un disco fenomenale. Ciao Johnny, un saluto a tutti, a presto. Grazie, Roby Reds 83, tutti dischi super interessanti tra novità e ristampe. E a proposito, mentre aggiungevo i vostri titoli sullo store di Amazon nella sezione Top 10 Community 2021, ho visto che è tornato disponibile in pochissime copie La voce del padrone di Battiato. So che molti
sono rimasti fuori, nel senso che non sono riusciti a recuperarlo, quindi lo trovate proprio l'edizione che ha fatto vedere Robbie Reds 83, quella dorata. Poi mi fa molto piacere di aver visto i Pittura Fresca, mitici, spero ristamperanno altro della band veneziana. Per lo spezzone scelgo Sam Fender, che reputo un talento incredibile e spero che non si sputtani troppo con la crescita. Anche Nicola è un fedelissimo del canale e mi fa molto piacere che sia presente in questo video. Vai Nicola! Saluto a te Johnny e a tutta la community, io sono Nicola, questa è la top 10 del 2021. Apro con un disco omaggio a Ennio Morricone da parte di Stefano Di Battista. A nono posto la colonna sonora della serie The Leftovers, Svaniti nel nulla, che mi ha tenuto compagnia durante il periodo di isolamento per Covid. All'ottavo posto, su indicazione del nostro Johnny, l'album di Andrea Chimenti, Il deserto, la notte e il mare, davvero una piacevole scoperta. Al settimo posto, Live a Blues Alley di Eva Cassi, riuscito per il 25esimo anniversario in vinile 180 grammi su 45 giri. Sesto posto per l'album Musico Ambulante di Concato, una versione acustica, chitarra e voce, molto bella, una raccolta da non perdere. Al quinto posto, Live at Nebworth di 1990 di Pink Floyd, di cui possiedo anche la stampa originale inglese dell'intero concerto. Disco remixato dai nastri originali su vinile nero 180 grammi a 45 giri. Quarto posto, un altro live, Jazz in Live di Nino Buonocore, inedito, tra i musicisti da segnalare un sassofonista d'eccezione che è Max Ionato. Entriamo nella top 3, al terzo posto Vorrei incontrarti da 100 anni di Ron, la prima volta che esce in edizione limitata su doppio vinile rosso 180 grammi, la title track di quest'album è molto importante perché è una canzone che ho cantato con mia moglie quando le facevo il filo e quindi sono molto grato anche a Fabio di Firefly Audio per avervi tenuto da parte questo esemplare durante l'ultimo Record Store Day. Secondo posto non poteva mancare la regina del pop jazz, funk, soul e chi più ne ha più ne metta, Norah Jones, io sono letteralmente innamorato di quest'artista, ho scelto quest'album in studio e non in live che ho pure acquistato, Till We Meet Again, perché avevo già inserito nella selezione 3 live, di questi tempi che ne dica Johnny, non poteva mancare un album natalizio, a me piace il periodo, mi piace anche il suo stile e i suoi inediti, è una garanzia. Tra l'altro brani appena mandati in onda live dall'Empire State Building di cui non mi sono perso la diretta. E il primo posto, chiaramente non poteva mancare, l'esistimo album da oltre 6 anni degli Iron Maiden, Senjutsu, di cui ho acquistato anche il CD in doppio box set. Non finiscono mai di stupire. Ciao! Grazie Nicola anche per le chicche di vissuto personale che apprezzo sempre particolarmente quando organizziamo queste condivisioni con la community. Grazie anche per il tuo supporto. Dalla tua top scelgo la splendida voce di Eva Cassidy, che merita davvero di essere scoperta o riscoperta, magari grazie a questo live eccezionale. Last but not least, Simone da Roma con una top sottovoce. Tutti questi acquisti 2021, Coldplay Music of the Spheres, Iron Maiden e Senjutsu, ristampa vinile blu, sono solo canzoni e te bennato, playbox singolo Purple Disco Machine dall'album Exotica, Prince, Welcome to America, ristampa vinile giallo PFM per un amico, BG's Il Satin dei Foo Fighters, terzo posto per festeggiare i 25 anni del disco Reincontrarti fra 100 anni di Ron, edizione limitata del Record Store Day. Al secondo posto Just For You, una produzione Velvet Luna di Marco Lincetto, alla voce Chiara Pastò. Questa è la copia 168 di 200, il vinile esaurito. Sono
brani classici, tra tutti Wish You Were Here, You've Got a Friend di Carole King e Father and Son di Cat Stevens. Sono dei brani riarrangiati. Al primo posto Moby Reprise, con i migliori brani della carriera di Moby in nuova veste. Grazie Simone, anche perché mi dai la possibilità di ricordare un altro artista che apprezzo molto, ossia Moby. Grazie, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie per la pazienza, grazie a tutti voi che avete guardato questo video e a tutti coloro che hanno commentato la precedente Top 10 e commenteranno questa inserendo le proprie preferenze e le proprie Top 10, perché i commenti servono anche a questo. Se c'è qualche disco che non trovate, che secondo voi merita assolutamente di essere ricordato, fatelo nei commenti. Un grazie particolare fatemelo mandare a chi supporta come può il canale. Spero che ci rivedremo per la Top 10 2022, non solo per accogliere e condividere i vostri dischi e i vostri volti, ma anche perché vorrà dire che questo canale sarà sempre vivo e vegeto. A presto e buoni ascolti. Venite su Telegram, vi aspetto. Bayou Badu, 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 Bayou Badu,